l'uomo senza memoria non posso mangiare da nessuna parte. La memoria fa parte della storia dell'uomo, fa parte del quel bagaglio valoriale di sentimenti, di delusioni, di speranze che hanno contraddistinto il cammino dell'uomo fino tra gli albori. È una storia, come avete già annunciato, gli amici Donato Ramunno e Gianni Rosa hanno già preannunciato nel loro primo intervento, dimenticata per circa 60 anni. Perché? Perché le bombe, diciamo, cosa sapevamo noi a scuola di queste bombe? Io ho avuto la fortuna di essere stato educato da mio padre, che era un uomo che aveva vissuto in prima persona il ventennio, il dopoguerra, e quindi io ho avuto una posizione privilegiata perché lui mi raccontava la storia vera, non quella scritta dei vincitori. Lui è vero, i vincitori, i vinti vanno subita. Poi dopo, per fortuna, anche il sangue dei vinti, come il grande scrittore e giornalista Giampaolo Panza, non certo di destra, ora chiamato fascista dai suoi ex compagni, ma una persona di grande sensibilità, è andata a rispolverare carteggi, a fare interviste, a andare sui posti, come peraltro un grande storico, non certo di destra, Renzo De Felice, il quale disse: il fascismo non va preso per segmenti, per frasi o per situazioni. È stata una fase storica italiana ed appartiene nel bene e nel male alla storia, al popolo italiano e perché no alla storia mondiale e internazionale. I nostri ragazzi, prima del 2004, quando dicevi giustamente il governo di destra, ma non è stato un'imposizione il governo di destra, perché già Cossiga, il presidente Cossiga e anche quel sinistroide di Scalfaro avevano già negli anni precedenti capito di dover dare onore alla memoria di questi martiri, che poi erano povera gente, erano persone che sono morti proprio da martiri. Guardate, la morte è sempre un dramma, la morte è sempre un trauma, anche per noi credenti, che riteniamo che dopo il passaggio terreno c'è l'aldilà, c'è il ritorno alla casa del padre, c'è l'anima che diventa immortale, ritorna, ma è sempre un dramma, la morte è sempre un trauma, anche quando muore un anziano, un amico, quando muoiono per un incidente stradale, quando muoiono per queste disgrazie naturali che in questi nelle settimane scorse tutta l'Italia e tutto il mondo ha visto queste povere persone inermi che di fronte alle calamità naturali sono morte. Immaginiamoci i morti della guerra. Eppure anche lì c'è una coscienza popolare che quasi l'accetta. Ecco il milite ignoto, perché è la guerra, ma questi qua erano civili. Oltre 5-10.000, le statistiche poi variano, però più di 10.000 persone sono state uccise, sono state deportate, sono state buttate vive in questi cunicoli che erano le foibe, solamente perché erano italiani, perché bisognava fare una pulizia etnica. Ecco, Tito, che poi è stato anche omaggiato da molti statisti italiani, questa è un'altra vergogna che si aggiunge alla vergogna, per una rivalsa degli eccidi nazifascisti che sono stati fatti in quella zona. Lì erano momenti di guerra e erano i soldati che si combattevano. Da condannare sicuramente le atrocità di una e dall'altra parte, ma lui si diversò, voleva occupare queste terre mandando gli italiani, e ci fu anche adesso. Noi oggi ricordiamo non solo le vittime delle foglie che purtroppo sono morte, e alcuni sono morti in un'agonia tremenda anche per più di qualche giorno di fame e di sete, perché alcuni hanno avuto traumi cranici eccetera, altri sono morti proprio di strazio, di dolore, hanno visto l'agonia della fine senza sapere perché. Senza sapere perché quella fine tragica fosse toccata loro, poi già gli anziani con bambini, cosa era in faccia una bambina con la sua piccola borsa di cartone che chiedeva aiuto e asilo in un'Italia ancora lacerata dagli odi della guerra, pervasa da un senso di ostilità nei confronti di tutto ciò che fosse occidentale o in continuità con quello che era stato il regime, anche in termini di leggi, anche in termini di cose buone che pur quel regime aveva fatto, e che si ispiravano alla logica marxista-leninista di Stalin, dove bisognava far fuori tutti gli avversari, altro che campi di concentramento, là c'era il gulag dove tu sparivi dalla mattina alla sera, e questi sono i nostri dispersi, sono i desaparecidos che poi ci furono negli anni successivi in Argentina e in America Latina. Questi erano i desaparecidos del mondo comunista e questi furono coloro i quali
perirono in questa drammatica situazione. Quindi ci fu già così che altri che capirono, anche perché poi c'erano ancora in quegli anni queste ragazzine, questi giovani che erano diventati grandi adulti e che avevano trovato un'Italia anche distratta, anche quasi schifata di questa gente, li tenevano in vecchie caserme abbandonate. E quando noi oggi poi ci proclamiamo gli autori e gli angeli dell'accoglienza, certo, gli italiani sono stati sempre un popolo accogliente, un popolo di grande umanità e sensibilità, perché fa parte della nostra storia, perché l'Italia è un groviglio di culture, di normanni, angioini, aragonesi, fenici, arabi, albanesi, latini, e quindi l'Italia è cresciuta, è diventata il faro del mondo proprio perché ha saputo coniugare queste varie esperienze di cultura, di etnia, di religione e di costumi. E quindi l'Italia ha saputo, oggi noi l'Italia del buonismo, del populismo interessato, perché io quando siamo avuto l'incontro con il presidente Pittella la primavera scorsa, hanno chiesto ai miei ex consiglieri di dare dei suggerimenti sull'accoglienza, eccetera, eccetera, tutte cose che poi non hanno avuto nessun seguito. Io ho proposto, ho detto, guardate, noi dobbiamo, come Basilicata, siamo una piccola città, dobbiamo accogliamo le famiglie, accogliamo un comune, accoglie una famiglia con padre, madre e due figli, in modo che noi facciamo integrazione, perché la famiglia, il padre di famiglia, certamente di qualsiasi etnia sia, ha dei valori da portare avanti. E noi ci ricordiamo anche Barile, Rio Nero, accolsero gli sfollati dei bombardamenti di Cassino, non ci dimentichiamo. Alcuni vennero pure da questi cristiani, vennero pure da queste parti, furono ospitati nelle case, nelle strade, nel pianile, ma comunque venivano trattati come persone di famiglia. Invece in quell'Italia allora, con quel problema di odio, di guerra civile, perché molti morirono alla fine della guerra, questa è un'altra cosa ancora più, oltre che erano civili, furono uccisi e perseguitati addirittura dopo l'armistizio, dopo la fine della guerra e dopo la cessazione delle attività belliche. Quindi veramente una vergogna, una vendetta che ha fatto solamente orrore, una brutalità enorme. E le foibe, dicevo, il vocabolario deriva dal latino fovea, che significa fossa, abisso. Fino a pochi anni fa il termine si trovava solo nei testi della geologia per definire uno dei tanti fenomeni carsici tipici della Venezia Giulia. Invece la foiba, che cosa è significato dopo? Significava che uno era sparito, che uno era morto, che uno... perché nel corso del settembre-ottobre del 43, in misura molto più ampia, durante la primavera del 45, le foibe rappresentavano il simbolo di una tragedia spaventosa che colpì la popolazione giuliana dalmata istriana, quando alcune migliaia di persone vennero uccise dai partigiani di Tito e i loro corpi furono gettati in parte in queste voragini, in parte nelle altre comuni o in fondo all'Adriatico, oppure tornarono dai vari luoghi di prigionia. L'evento comune di questo dramma fu la quasi totale mancanza di notizie delle persone deportate, che sparirono senza lasciare traccia, per cui nel tempo si è consolidato l'uso del termine foiba nel suo significato soprattutto simbolico, come paradigma di una vicenda molto più ampia, a prescindere dal luogo esatto e dalle specifiche modalità che interessarono le singole uccisioni. Il termine foiba divenne così nel tempo rappresentativo della fine di tutte le migliaia di persone scomparse senza dare più notizia di sé, uccise a seguito di due distinte ondate di violenza scatenate da elementi del movimento popolare di liberazione jugoslavo. Molti vennero fucilati e comunque eliminati durante la loro deportazione, altri cessarono di vivere per malattia, per stenti o per le esecuzioni sommarie di cui furono vittime nei loro lunghi periodi di detenzione, nelle carceri o nei campi di concentramento nelle varie regioni della Jugoslavia. Non indifferente in particolare il numero di coloro che dopo il loro arresto furono uccisi anche parecchi anni dopo la fine della guerra, come poco fa ho detto. E quindi questo è il dramma, questo dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni, alla storia di questo paese, perché la storia è vero che già nella scrivono i libri, ma perché poi ci sono l'uomo è curioso, l'uomo di destra, di sinistra, di centro, l'uomo che ha una coscienza, che ha dentro di sé il germe della sua grande umanità, perché l'uomo è un essere brutale, rozzo, ha un senso di animalesco, ma l'uomo è anche spirito, è anche conoscenza, è anche capace di guardarsi dentro e dire ma io finora cosa ho fatto? Allora la coscienza dell'uomo è capace anche di riscrivere la storia dei libri. Alcuni di sinistra la chiamano revisionismo,
anche sempre per, diciamo così, ridicolizzare o ridimensionare un fenomeno serio, interessante, anche sull'impero romano, anche sui Pelle Rossi in America sono stati scritti libri dai vincitori, ma poi a distanza di decenni la vera storia è venuta fuori, con degli eroi anche da parte di quei popoli che purtroppo furono occupati dagli europei, gli spagnoli, quello che combinarono in Sud America, eccetera. Quindi noi dobbiamo restituire questo. E io ringrazio i legislatori che hanno avuto questa sensibilità nel 2004, però guardate, sempre due feste diverse, contorni diversi. Oggi ho sentito noi tre hanno fatto un servizio adeguato rispetto a questi in Basilicata, e anche il servizio nazionale ha finalmente, anche la Boldrini ha capito che non esistono solo gli immigrati, ma esistono anche la nostra storia e le nostre situazioni, e questo finché uno poi si ravvede sulla via di Damasco, noi non siamo quelli che diciamo crucifiggio, noi dice benvenuto che finalmente hai compreso quello che dicevano noi e che diceva la storia vera della storia italiana, l'hai compresa finalmente. Quindi dobbiamo dire che, come diciamo prima, io ho avuto la fortuna di avere questo tipo di insegnamento da mio padre, e quindi questa storia recente aveva per me il valore di 1000 pagine di un libro. È la storia parlata e raccontata da chi l'aveva vissuto in prima persona, con le proprie azioni, i propri sogni e sulla propria pelle, con le inevitabili delusioni e gli umani rimpianti, a volte da intrepido protagonista, a volte da attento e vigile testimone, tali altre da inerme e impotente spettatore di un tempo difficile e cruento. La storia non scritta era quella criminale e delittuosa delle donne, perpetrata dalle truppe jugoslave del comunista Tito fra il 43 e il 47, nelle zone del confine orientale, comprese tra i territori del Friuli, Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia, attraverso un vero e proprio genocidio, studiato freddamente a tavolino. Sterminarono puntualmente più di 5.000 persone che arrivarono con i conteggi poi più recenti fino a 15-20.000, tra uomini, donne e bambini, per la semplice colpa di essere italiani. Oltre 350.000 di sfollati, costretti ad essere compensato dalla propria terra e dalle proprie case. Ma come se quel dramma non fosse già stato sufficientemente ingiusto, molti di loro furono orrendamente infoibati, vivi in buie e fredde fosse naturali nel terreno, profonde anche oltre 200 metri. Le foibe sono delle voragini rocciose, a forma di imbuto rovesciato, creato da erosioni idriche, di cui il sottosuolo dei vasti altopiani carsici è particolarmente caratterizzato. E diceva l'agghiacciante descrizione dello storico Roberto Battaglia, è un mondo di tenebre che si snoda tra abissi verticali e cupi cunicoli che si perdono a loro volta nel silenzio delle profondità terrestri, caverne immense, tortuose gallerie percorse da fiumane urlanti, buie con cavità rivestite da cristalli antri selvaggi che la fantasia del volgo popolò di paurose leggende. E queste sono le foibe. E con le foibe poi ci furono in quello stesso territorio ci furono anche lotte intestine fra l'abbigato Osopo e dei partigiani, diciamo così, di ispirazione cattolica e democratica, che propendevano per l'italianità del Friuli e della Venezia Giulia di Trieste. Trucidati, c'era pure il fratello di Pasolini, il fratello di questa abbigato Osopo, e Pasolini ne cantò anche dei versi al fratello ucciso dalle brigate comuniste garibaldine italiane, che uccisero i loro stessi compagni, tra virgolette, solo perché questi propendevano, perché l'Italia doveva andare con i comunisti di Tito. Ecco le aberrazioni dove si arriva. Io non voglio dilungarmi oltre, perché voglio togliere poi sicuramente l'avvocato Pio Bermonte, visto che era un ragazzino quando andavo a casa sua, suo nonno, la mamma, giovane battagliera come quello Margherita De Francesco, il papà, grande Vincenzo Bermonte. Abbiamo un ricordo del ricordo, una memoria della memoria, perché poi i ricordi si intrecciano. Saluto il carissimo Benito Recine, che è anche dal Politecnico della Civiltà, anche lui testimone. Benito vive sempre, anche se non è ha perso parecchi chilometri dopo la ricetta della dieta. Quindi diciamo che, ecco, poi bisogna un po' stemperare, perché le tematiche sono talmente
dolorose che insomma ci tengono un po', però bisogna guardare avanti e fare tesoro di questi momenti. C'era anche qui un articolo del giornalista Giampaolo Pazzi che ha scritto dei libri meravigliosi, non perché ha abbracciato le nostre tesi, ma perché ha fatto luce sulla storia del sangue dei vinti, sulla resistenza, è andato a intervistare le donne che gli hanno raccontato quello che era successo. Quindi queste giornate devono essere divulgate anche nelle scuole, sui libri di storia ufficiali, perché ancora i libri, mio figlio con la terza media, io non ho mai voluto assolutamente influenzare, perché anche mio padre, io ero figlio del fascista, che anche mio papà non era mai stato, era stato fascista come tutti i fascisti di popolo del regime, ma non era mai rivestito carico. Negli ultimi due anni, quando il fascismo stava crollando, i gerarchi, gli uccelli del paese, mio padre, che era giovane, era coraggioso, lei dice: Andrea, devi fare tu il segretario del partito. Ma io, no, devi fare tu. E quindi mio padre si trovò rivestito, quando si fece pure 15 giorni di carcere per motivi di un socialista che 40 giorni di carcere, perché non aveva fatto assolutamente nulla. Quindi lui non mi ha mai influenzato, anzi mi invogliava a parlare con i miei amici figli di democristiani: tu devi parlare con tutti, devi confrontarti, perché se non parli non capisci loro veramente cosa pensano, e loro non sanno le tue idee, quelle che siano. Quindi io ho fatto una vita da scelta. Poi ho avuto la conferma di Cilio quando loro, nel famoso 68, c'era la dominazione culturale della sinistra. Guai a dire una cosa cioè questo era un altro terrorismo psicologico che molti ragazzi non sforniti di una certa retroterra culturale si lasciavano abitolare, quantomeno si mettevano in disparte, lasciando per anni a questo movimento culturale l'egemonia, la menzogna, l'odio, perché diciamo così la guerra civile è continuata per tanto tempo, sfociata con le vendicate rosse, le gang di piombo, in quelli che furono poi i cruenti momenti di queste battaglie. E in questo libro che ho scritto nel 2005, iniziato a scrivere nel 2003, dedicato allo spirito Gianfranco Fini, cioè ho parlato di Foglio, ho parlato di tutta la storia italiana con documenti alla mano, quindi cercando anche di spogliarmi della mia formazione culturale di centrodestra, che io sono un uomo formato sulla base di un uomo, per carità, con tutti i miei difetti, perfettibile, però forgiato di valori grandi come quelli che pongono l'uomo che lo vogliono elevare nella sua spiritualità a fare cose grandi, come diceva anche il caro Fosco, no? Le urne, il lago Moccello, diciamo così. E noi stasera siamo qui per guardare avanti un futuro in cui non avvengono queste cose, in cui ci sia rispetto delle posizioni e rispetto della persona umana. Io vi ringrazio.